Buon pomeriggio, benvenuti al TG5. È durato oltre due ore l'interrogatorio di Filippo Pappalardi davanti al giudice che deve decidere la sua eventuale scarcerazione. L'uomo che è accusato di aver ucciso i suoi due figli ritrovati morti in fondo al pozzo di Gravina la scorsa settimana ha invece ribadito la sua innocenza. Per noi a Bari, lo vedete, c'è Remo Croce, quindi gli diamo subito la parola per tutti i particolari. Sì, qui è arrivato Pappalardi intorno a mezzogiorno, è apparso stanco davanti al GIP Romanazzi, ha riferito che la sera della scomparsa dei suoi figli lui li ha cercati ma non li ha visti e poi nella sua disposizione soprattutto analisi delle diverse interpretazioni delle intercettazioni. Il GIP ha definito questo incontro interrogatorio neutro, GIP che potrebbe decidere sulla data della scarcerazione di Pappalardi già domani ma anche potrebbe slittare a lunedì. E da Bari è tutto. Ecco, ma è vero che l'uomo ha pianto durante questo interrogatorio? Ci sono stati momenti di grande commozione, così ha riferito il GIP Romanazzi, mentre il suo legale, l'avvocato Agliani, ha parlato appunto di un Pappalardi in lacrime nel momento in cui appunto ha toccato il tema chiaramente del ritrovamento dei corpi dei suoi figli, di questi bambini che lui dice ha cercato. Grazie mille a Remo Croce, adesso ci sono le altre notizie del giorno con Agnese Buonomo. Il Popolo delle Libertà definisce le ultime intese elettorali e fa il bilancio sull'operazione Gazebo, ovvero più di 10.000 punti in tutta Italia in cui gli elettori hanno evidenziato le priorità dei primi 100 giorni di governo. Intanto nel PD continuano le polemiche con i radicali, oggi l'ultimatum a Pannella. Le nostre proposte sono generosissime, vogliamo una risposta chiara, altrimenti l'accordo è impossibile. Al centro l'UDC ripesca De Mita, sarà capolista in campagna. Il super euro continua la sua corsa senza freni, arrivando a quota 1,54 dollari. Vola anche il prezzo del petrolio, che ha quasi sfiorato i 106 dollari al barile. E intanto, nonostante le pressioni, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati al 4% i tassi di interesse e ha rivisto le stime della crescita 2008. Si svolgeranno domani alle 16 i funerali dei 5 operai morti nella tragedia della Truck Center a Molfetta. Sono in corso le autopsie, mentre il procuratore titolare dell'inchiesta ha dichiarato che non si è trattato di una fatalità. Nell'azienda pare non siano mai stati fatti controlli, tanto che mancavano perfino le mascherine di protezione. Oggi un altro incidente. A Milano un capocantiere è morto falciato da un treno. Pioggia, freddo e vento e anche neve in tutto il centro-nord, abbondanti le nevicate sulle Alpi, piove sul Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, sempre per il maltempo, difficili collegamenti con le isole, per il fine settimana previsto tempo instabile. Ancora 3.400 le tonnellate di rifiuti in strada a Napoli e la situazione è addirittura peggiore in provincia. La raccolta continuerà per cercare di ridurre le tonnellate in giacenza. Solo le piogge abbondanti di questi giorni hanno spento i roghi dei rifiuti bruciati dai cittadini esasperati. Hanno già fatto il giro del mondo queste immagini che state vedendo, si tratta di un davvero inedito George Bush, lo vedete davanti alla Casa Bianca, improvvisa un balletto, una sorta di tip-tap, rompendo così il rigido cerimoniale che regola la vita del Presidente degli Stati Uniti. Immagini registrate poco prima dell'arrivo alla Casa Bianca di John McCain, il candidato repubblicano, eccolo qua, alle prossime presidenziali, che ha ricevuto così la benedizione di Bush e il suo pubblico appoggio. E adesso dall'uomo più potente del mondo all'uomo più ricco del mondo, che non è più Bill Gates. Dopo ben 13 anni, infatti, il fondatore della Microsoft ha ceduto lo scettro di super miliardario al finanziere Warren Buffett, che si è classificato primo nella classifica annuale della rivista Forbes con un patrimonio di ben 62 miliardi di dollari. Quanto ai più ricchi d'Italia, il primo compare al 68esimo posto ed è Michele Ferrero, il re della Nutella, che con 11 miliardi di dollari ha scavalcato Leonardo Del Vecchio, proprietario di Luxottica, e anche Silvio Berlusconi. Adesso invece Cristina Parodi ci racconta l'ultima fissazione delle maniache del look, e cioè sopracciglia perfette. Guardiamo. Madonna negli anni 80 è stata un simbolo con le sue sopracciglia cespugliose e ribelli. Anna Tatangelo al Festival di Sanremo fa discutere per la linea sottile, forse un po' antica, delle sue. Folte o sottili, tinte o disegnate, le sopracciglia sono l'ultimo vezzo di super tendenza per le perfezioniste del look. Tanto che dall'America sono in arrivo anche da noi, apertura settimana prossima a Roma, poi Milano e Bologna, i primi Brown Bar, centri specializzati nel taglio, tintura e disegno dell'arco sopraccigliare, che molto più del trucco dà profondità e carattere allo sguardo. Sottili come Marlene Dietrich per donne languide e pericolose, larghe e folte come Salma Hayek svelano sensualità ed erotismo. Ad ala di gabbiano come Liz Taylor segno di affidabilità e dolcezza.
Fuori classifica le pennellate nere sul viso laccato di Moira Orfei, alla quale va il premio Coraggio. Senza arrivare a questi eccessi, armatevi dunque di pinzette e preparatevi a soffrire. La seduzione oggi passa anche da lì. Finisce qui questa edizione del TG5, appuntamento alle 20, noi ci vediamo domani.